Questo video, scusate la voce, ma vorrebbe far conoscere alcune cose che magari molti non conoscono e che sono interessanti, perché si scopre poi nella propria realtà, che spesso sembra così piatta, che ci sono persone che hanno delle passioni particolari, che dedicano il loro tempo libero, soprattutto quando lavorano, a coltivare un determinato giardino, un determinato spazio della loro vita, in maniera molto particolare, molto competente, molto approfondita, e spesso uno spazio originale, interessante, in cui queste persone hanno anche molto poi da dire, da far conoscere, cose che per la maggior parte non si conoscono, sono interessanti. E lo scopri spesso in ogni realtà, solo che non viene mai valorizzata questa cosa. Questa premessa per dire che poco tempo fa, una quindicina di giorni fa, un mio conoscente mi ha detto: guarda, io ho un cognato. Siccome questo qua si diletta un po' di pianoforte, insomma, no? Questo mio conoscente, e a volte mi chiede qualche consiglio, insomma. E allora mi dice: io ho un cognato che ha un pianoforte meccanico, insomma, se vuoi te lo faccio conoscere, te lo faccio sentire. Allora io ho pensato a una vecchia esperienza che avevo quando ero ragazzo, nella quale un mio compagno di scuola, che viveva in una casa abbastanza ricca, insomma, così, una volta mi aveva fatto sentire un vecchio pianoforte che suonava con dei rulli tipo carillon, insomma, così, che avevo trovato anche abbastanza interessante, ma che, insomma, mi era passato via. Ho detto: no, ma no, non mi interessa particolarmente, insomma, so già di cosa si tratta, l'ho già sentito. E lui ha insistito: no, ma guarda, vieni. E allora abbiamo organizzato e un sabato pomeriggio sono andato a casa di questo signore che ha questi strumenti, perché ne ha più di uno. E allora ho visto che tanto i pianoforti che aveva sono due pianoforti, uno a coda e uno verticale, molto, molto ben tenuti, molto, molto accurati. La prima cosa che ho fatto quando sono entrato, ho messo le mani sul pianoforte a coda, insomma, era ben accordato, aveva un bel suono, era un Rhonish. E non ho fatto caso invece a un qualcos'altro che aveva questo pianoforte, e un po' alla volta lui mi ha fatto capire come questo pianoforte poi aveva tutto un meccanismo inserito attraverso il quale questo pianoforte suonava da solo, in qualche modo suonava attraverso dei rulli perforati che venivano inseriti. Ma la meccanica, che poi un po' alla volta mi ha spiegato e mi ha fatto vedere, insomma, no, con cui venivano letti questi rulli, e poi quello che veniva letto e che era trasformato in fori, insomma, no, questi rulli, poi veniva in qualche modo convertito in note che questi tasti suonavano, e in brani che questo pianoforte eseguiva meccanicamente da solo. E un po' alla volta mi ha fatto scoprire questo meccanismo di una complessità incredibile. Se pensiamo poi ai tempi in cui è stato concepito, più di 100 anni fa, e che lui, con molta precisione, con molta pazienza, si è in qualche modo completamente ristrutturato e ha rimesso a nuovo, e mantiene con una scrupolosità, con una precisione incredibili, no? Perché è diventato uno dei motivi della sua vita. E allora mi ha fatto vedere, insomma, come questo pianoforte, ha cercato di spiegarmi, ma non è facile far capire a uno abbastanza digiuno, che si intende sì un po', cioè che capisce com'è fatta la meccanica di un pianoforte, ma come attraverso questo sistema si riesca a intervenire sulla vera meccanica del pianoforte, a farla suonare, e anche con tutte le caratteristiche espressive dei piano, i forti, accelerando, e sulla quale si può anche intervenire in qualche modo, perché chi lo gestisce, questo pianoforte, ha qualche leva, diciamo così, attraverso la quale può incrementare, può,
agire sulla dinamica, sul piano, sul forte, sull'accelerando, sull'uso del pedale e quindi dare anche un suo contributo dal punto di vista espressivo alla musica che questo pianoforte suona. E quindi ho scoperto un mondo. Siamo stati prima sul pianoforte a coda, poi mi ha fatto vedere anche l'altro pianoforte verticale che ha ancora un altro tipo di meccanica, ma è sempre molto complessa, molto interessante, insomma. E ripeto, lui aveva poi tutti gli schemi, tutte le cose, si è fatto con molta ossessione, chiamiamola così in senso positivo, insomma, no? Sapeva tutto, come funzionavano tutti questi meccanismi che, ripeto, a vederli sono di una grandissima complessità e anche poi a vederli schematizzati, insomma, lui aveva una competenza di tipo ingegneristico, insomma, con cui parlava di queste cose, perché in realtà funziona ad aspirazione d'aria. Insomma, l'aria viene aspirata e trova questi fori, insomma, e quando trova questi fori entra e quindi attiva determinati meccanismi per cui si trasforma poi in un meccanismo che va ad agire sul martelletto. Ma la cosa bella è che questo signore poi possiede una quantità di rulli impressionante. Insomma, ne ha coltivati e ne ha recuperati tanti nella sua vita, che poi ha tutti catalogati in maniera molto ordinata e precisa, insomma, come deve fare uno che ha questa mentalità, insomma, molto ordinata, molto precisa. E questi rulli non sono altro che la registrazione, in qualche modo, di celebri esecuzioni, o di esecuzioni allora celebri, di pianisti che suonavano prima che venissero introdotte le registrazioni su disco, su 78 giri, quindi prima degli anni 30, insomma, degli anni 20, 30, adesso non so esattamente quando è stata fatta questa cosa. Quindi lui ha a disposizione delle registrazioni storiche di pianisti che a noi sono più o meno noti, ma insomma io tra questi aveva per esempio i rulli di Cortot, alcuni rulli di Cortò, di alcune esecuzioni, insomma, qui Cortò è stato grande pianista, insomma. E quindi pianisti anche celebri, insomma, pianisti famosi, di varie musiche classiche, ma anche, diciamo, trascrizioni di brani operistici, operettistici. E allora è emozionante, secondo me, ascoltare non più attraverso una riproduzione discografica e quindi sentire un suono trasformato in o mandato da altoparlanti, insomma, no? Quindi che ha subito una trasformazione da meccanica a elettronica, grossolanamente diciamo così, ma un suono che è prodotto direttamente dalle corde del pianoforte, percosse dal martelletto, interpretato così come veniva interpretato dal musicista più di 100 anni fa. E quindi questo anche permette di capire un po' come anche la prassi esecutiva in questi più di 100 anni si è modificata. Ma l'esperienza è di sentir suonare un pianoforte vero, e quindi è come essere in una sala da concerto in cui si sente suonare questo pianoforte, si chiude gli occhi e c'è questa musica che passa ed è una musica che è stata suonata tanto tempo fa. E forse noi abbiamo cambiato, no? I nostri gusti, insomma, c'è qualcosa che è interessante recuperare queste prassi esecutive e poterle sentire direttamente dal vero come se si fosse a un vero concerto. Quindi l'esperienza è quella, essendo a casa sua, di ascoltare, di essere in una sala da concerto ai primi del Novecento, fine 800, primi del Novecento. Una bella esperienza, insomma, molto, molto interessante. Quindi non una riproduzione discografica, ma proprio un'esecuzione del vero. Quindi la presenza del suono vero in pianoforti che sono anche tenuti molto bene, insomma, che si possono invece anche suonare direttamente. Allegua questo video, un video che ho trovato in rete, che lui ha fatto, in cui mostra qualcosa,
questo strumento. Allora, la cosa interessante è che questo signore è disposto a far ascoltare questi strumenti, insomma, no? Perché sono anche il frutto della sua passione. Quindi, insomma, uno che ha una passione, che fa queste cose qua, poi come, è contento se qualcuno si interessa a quello che fa, al risultato, insomma, no? Di quello che fa. E allora sarebbe disposto anche di mettere a disposizione una serata nella sua casa, un pomeriggio. Lui a casa il sabato e la domenica perché lavora. E allora uno, un sabato o un pomeriggio, che si potrebbe concordare, se qualcuno è appassionato, ha interesse per passare diciamo, un momento diverso, ascoltando una musica da uno strumento vero, come se fosse in una sala da concerto in qualche modo, no? Però una prassi esecutiva, diciamo, di tanti anni fa, e sentirla in modo, tra virgolette, originale, perché è comunque stata fatta una trasformazione, non c'è il pianista che suona del vero. Credo che potrebbe essere un'occasione interessante. Lui metterebbe a disposizione la sua casa e così, e si potrebbe anche, da questo punto di vista, siccome lui ha molta musica, fare un programma, insomma, potremmo fare un programma da concerto, in cui questo concerto non richiede la presenza di un pianista vero, ma attraverso questi rulli noi potremo sentire queste musiche che ci sceglieremo di sentire e potremo ascoltarle direttamente da pianoforte, non più da un apparato di esecuzione, da un apparato elettronico, insomma, da un giradischi o da un registratore, da quello che volete. Questa cosa potrebbe essere fatta ed essere fatta in modo del tutto gratuito, insomma. È un'esperienza che lui gentilmente si offre di offrire a chi fosse interessato. Vi metto anche un video qui sotto in cui c'è una sua piccola dimostrazione, insomma, no? Di questo pianoforte, del pianoforte a coda. E lo si vede anche, si vedono le sue mani un po' all'opera, in questo piccolo congegno che permette, ho detto, di agire, insomma, no? Di intervenire dal punto di vista espressivo, su questa sull'esecuzione. E quindi, siamo vicinissimi a Padova, pochi chilometri da Padova, 6 chilometri, in una località raggiungibile tranquillamente con l'autobus dalla stazione di Padova. Se qualcuno fosse interessato, e se riusciamo a raggiungere, insomma, non so, 10-15 persone che possono aver voglia di passare, poi definiamo meglio, o un sabato o una domenica, insomma, magari di pomeriggio, in modo che sia, se vengono da fuori, sia più facile raggiungere poi la casa, vogliono passare un pomeriggio diverso, ascoltando una musica siffatta, organizzata anche in forma di concerto, insomma, potremmo scegliere un'ora e mezza di musiche varie, insomma, articolate, insomma, questo magari lo sceglieremo insieme, o lo sceglierò io, insomma, in modo tale da avere un po' così, insomma, no? Qualche saggio di qualche autore diverso suonato in questo modo. Secondo me potrebbe essere un'occasione ed è un'opportunità che mettiamo a disposizione, insomma, no? Lui gentilmente offre l'ospitalità e la casa, perché, insomma, è chiaro che il pianoforte non si può trasportare. Lo dico, se qualcuno allora è interessato, me lo scriva, o mi manda un messaggio, o lo scrive nei commenti, insomma, che potrebbe avere questo interesse, e eventualmente il momento migliore, il sabato e domenica, in cui si potrebbe fare una cosa del genere e si potrebbe organizzare un piccolo evento, insomma, che è utile per conoscere una cosa che di solito non si conosce. E io vi garantisco che, insomma, andando da questo signore, ascoltando le sue spiegazioni e poi ascoltando questa musica, sono rimasto abbastanza meravigliato.
impressionato in maniera molto favorevole, insomma, no? Poi è anche interessante vedere come uno che si è fatto sul campo una competenza è poi motivato, insomma, a spiegare, insomma, quindi a risolvere anche all'interno del comprensibile tutti i dubbi che uno gli può porre, insomma.